Ragazze, bentornate in un nuovo Video. allora. Oggi è martedì 8 febbraio, sono all'incirca le 12:40. Finalmente l'uomo è a casa e approfittiamo per girare insieme questo piccolo video di domande. Mi sono scritta le domande che più spesso troviamo sotto i video e che mi avete messo, insomma, nel sondaggio che ho fatto su Instagram. E quindi oggi smettila. Oggi rispondiamo e finalmente facciamo questo video. Speriamo vi possa far piacere, sicuramente a molte sì perché ce l'avete chiesto. Allora, sono 10 domande. Ovviamente lui non sa quali sono perché non ha visto e non ha letto tutti i commenti, non ha visto il sondaggio. Quindi facciamo un po' tipo le iene. Io rispondo e faccio le domande, hai capito? Va bene. Allora, quanti anni avete? Io ne ho 43. Io ne ho 30, ne compio 31 il 1° di giugno, invece lui ne compie 44 il 7 di maggio. Sono vecchiotto. Di dove siete e dove siete cresciuti? Io sono albanese di Durazzo, però sono cresciuto in Italia e tra Sicilia e Napoli e il Veneto, Triveneto, insomma. Io invece sono nata a Milano e sono cresciuta a Milano i primi anni, ma ho origini anche. Che vuoi? Niente, sto guardando. Ma ho origini anche di qua perché ho i miei nonni che sono friulani e della zona anche del lago di Iseo, quindi, e mio papà invece era pugliese perché non c'è più, quindi un po' di origini miste. Quando Quando vi siete conosciuti? Oh signor, tutto quello che dirò verrà usato contro di me. Allora, ci siamo conosciuti nel 1900. Era nei tuoi sogni in quell'anno. No, nel 2012 ci siamo conosciuti. In che mese? Mese di agosto. Ok, come vi siete conosciuti? Io in pratica lavoravo di fronte al suo bar, io facevo il cameriere nel ristorante e andavo a fare colazione da lei la mattina. Sì, quell'anno facevamo tutte e due le stagioni, io come barista e lui appunto come cameriere in questo piccolo paesino di mare che abbiamo qua vicino a noi e quindi ci siamo conosciuti un po' così. Tutto è iniziato con una frase. Per favore, mi fai un caffè con un tè? E lei mi rispondeva: "Che gusto?" E da lì, insomma, è partito tutto. Da che anno convivete? Dal 2013. Dal 2013, infatti, sono 10 anni che ci conosciamo ad agosto, 9 anni 9 che conviviamo, 8 che abbiamo Alex. e questo è il primo anno di matrimonio. Eh sì, è vero, perché noi ci siamo sposati. Il 19 di settembre dell'anno scorso, Io faccio 2021. così perché lui le date non se le Ma ricorda non è mai. vero! È vero, è vero. Allora, come hai capito che era l'uomo barra donna della tua vita? Beh, intanto, appena l'ho vista, ho detto: "Questa è mia." Mi piaceva tantissimo. E niente, ci ho provato e ci sono riuscito. Allora, io gli ho sempre detto una frase. Nelle spiegazioni sono sempre più brava io Sì, vero, comunque. vero, vero. Io sono ignorante. Comunque, quando io l'ho visto, lui era. Quando io l'ho visto, ho detto: questo è bellissimo, mi fa girare la testa. Sicuro non ci voglio uscire, non lo voglio più vedere. Io così dissi. Ovviamente è andata diversa perché sono passati 10 anni. Comunque, io gli ho sempre detto che era come una statua greca, un dio greco. Mi sono praticamente l'ho visto e mi sono sciolto. Una volta. Ovviamente. No, ma mi piace ancora, eravamo molto più magri, quella volta molto più tenuti, avevamo più tempo di pensare a noi, ovviamente, ora siamo mamme, papà. Amore, all'epoca pesavo 89 kg, belli asciutti di puro muscolo. Adesso sono un ciccio bomba di Anch'io ero molto più magra. 113 kg. No, dai, non sei ciccio bombo. Poi col lavoro che fai hai bisogno di avere questa stazza. Vero. Comunque, pregio e difetto l'uno dell'altro.
Dai, inizio io stavolta. Allora, il suo più grande difetto è che è una persona molto impulsiva, nel senso che magari si arrabbia e poi li passa subito. Lui si arrabbia subito e li passa subito, a differenza mia che io magari ci metto molto ad arrabbiarmi, poi però se mi arrabbio poi per me non c'è più modo di recuperare, o quasi. Invece il suo più grande pregio è una persona che trova sempre, sempre qualcosa per cui ridere, anche se magari si è in una situazione di difficoltà, lui trova sempre il bicchiere pieno, nel senso che mi ha insegnato, devo dire, lo dico davanti a lui, non gli dico mai queste cose, anche se si potrebbe pensare il contrario, è lui quello più amoroso rispetto tra i due, insomma. Comunque lui mi ha insegnato a trovare sempre un lato per cui vale la pena lottare, un lato per ridere, un lato per farcela. Io invece sono una che tende a incupirsi, a dire oddio, adesso come faccio? Invece lui no. Tocca a te allora. Beh, tra i pregi e i difetti, pregio, lei è molto paziente. Che io non ho. Benissimo. Beh, ha la pazienza, insomma, su tutto. Ci mette l'amore suo, ci mette, anche se mi faccio odiare, le mie, ma lo stesso. Difetto suo, invece, porca miseria, è un'istigatrice, quando si impunta su una cosa, e Beh, diciamo che so ottenere quello che voglio cioè, con i miei sì. metodi. Madonna mia, beh, per il resto è una mamma perfetta, e ha uno stile di vita che a me mi piace, e niente, perciò sto con lei, perché sto bene, perché la adoro, anche se mi fa incazzare. La amo. Allora, questa è una domanda che trovo sempre, soprattutto per Sì. te. Che lavoro fai? Allora, io sono un montatore, un capo montatore di arredo per interni, ok? Svelato, no, a qualcuno comunque ovviamente l'ho detto. Poi ha questi gran muscoloni che gli servono. Scemo. E allora io invece ho sempre, quasi sempre fatto ormai da una decina di anni barista camerera, comunque all'interno di bar e ristoranti. Ora sono 6 anni che lavoravo in questo bar e ho preso la maternità facoltativa, ma ho deciso di rimanere a casa per più motivi, insomma. Quindi ora fino almeno ai 2 anni e mezzo dei gemelli starò a casa e poi valuterò, insomma, di trovare un lavoretto comunque part-time come quello che avevo prima. Beh, in compenso la mia passione è bella, quella bella sostanziosa, è il camionista, perché fa parte della mia generazione, anche da parte della buona di mio papà, che me l'ha trasmesso già da piccolo, all'età di 12-13 anni, già stavo sopra il camion e giravo l'Europa. Ho visto maggior parte dell'Europa e del resto del mondo, insomma, già da piccolo, ed è una passione che io coltivo ancora oggigiorno. Fatto sta che adesso sto facendo di nuovo le patenti superiori, la C e la CQC, perché così, non per sminuire il lavoro delle arredi interni che mi piace tantissimo, ma almeno ho un'opzione maggiore perché si guadagna di più facendo il camionista, insomma. Più Esatto, ed è un lavoro secondo me molto, redditizio. parte quello, ma lo vedo proprio bene con lui, quello Beh, se devo sicuro. litigare, litigo col mio camion, preferisco. Segno zodiacale, il mio. Lei è gemelli. No, Ah, non lo sai. E lui è toro, di non è nome vero, io sono lo Jacopo. scarafone. E ecco, un'altra domanda molto frequente è: volete acquistare la casa in cui siete in affitto? Sì. Sì, e ci sono molti progetti, non diciamo niente per scaramanzia, ma abbiamo molti, molti progetti, uno dei quali vi avevo anticipato che è: noi adesso siamo all'interno del garage dove abbiamo il suo ufficio, il mio ufficio, il suo, diciamo, punto dove tiene tutti i materiali per il suo lavoro, tutti gli attrezzi in più. Amici, mi ha sbattuto fuori nel garage, mi ha lasciato. In più c'è pure la lavanderia, però qui a breve deve iniziare i lavori, deve praticamente rifare il bagno perché inizialmente quando siamo arrivati 5 anni fa la lavanderia era un bagnetto, però per comodità abbiamo messo lavatrice asciugatrice.
e adesso deve praticamente fare Ampliare, dei ampliare, farla lavori. più grande, lavanderia e bagno insieme. Esatto, in modo da avere più comodità anche per la stanza. Infatti la stanza dei bambini, vi ho detto, la dobbiamo un attimo rivoluzionare. Ancora non ho trovato la quadra perfetta, ma insomma, piano piano tutto si fa. E l'ultima, Dimmi. Guarda, volete avere altri figli? io l'ho proposto. Però siccome nel mio DNN sarebbe DNA, no? Escono solo maschi. Ho Sì, a quanto detto, pare. amore, noi ci tentiamo, facciamo la femmina il quarto tentativo, però mi sa che esce di nuovo maschio. Beh, sicuramente sì, piacerebbe, però insomma sono già tre ed è molto impegnativo perché comunque Alex ha quasi 8 anni, il mese prossimo ne fa 8, i gemelli sono piccolini. Comunque 3 è il numero perfetto. Ecco, ovvio che se dovesse arrivare ne saremmo felici, però sicuramente non lo cerchiamo, anche perché Alex e i gemelli comunque sono stati cercati. Tutti e Ma tu tre. la mia Poi opzione. Gemelli è stata una sorpresa, però il secondo è stato cercato come il primo. Ma scusami. Scusate, si era un attimo interrotta la videocamera. Sì. Comunque, ecco, questo è un po', quello che ci chiedete di più. Poi se avete qualche altra curiosità, magari rifaremo un altro video appena ce l'ho a casa, che è sempre via. Per Ok. giusto motivo. È finito? Quasi. Ma Dai, no. saluta in stile, stile. Dai, guarda che trasformazione, da così a ton 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 ton. Salve amici! Salute Conte Dracula! Da Io sono tua moglie, lei è ricordati. Draculessa. Io brava. Lei è molto bianca, però problema non dare a me squarte di sangue a frigorifero. È finito, devo andare a fare la spesa in settimana, ecco, faccio tanta spesa, Ma no? aspetta, io chiamare il mio schiavetto. Igor! Sta venendo. Va bene, dai, saluta. Amici, alla prossima. Bene, vi ringraziamo, speriamo che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche altra tipologia di video che vorreste vedere, lasciateci un commentino. Ciao ciao. Iscrivetevi e lasciate Likes. un bacione, alla Ciao. prossima.